Buongiorno, siamo con Leonardo Vomero, Managing Director Cloud Force di Accenture. Io sono Marta Ba, giornalista del gruppo Digital 360. Benvenuto Leonardo. Grazie, benvenuto. Allora, ho qualche domanda per te oggi. Prego. Sempre più spesso si parla della necessità di adottare strategie cloud first da parte delle imprese e delle organizzazioni a supporto della crescita e dello sviluppo necessario in questo momento. Ma secondo te è davvero possibile allineare le strategie cloud a una strategia di business e quindi di crescita? E in questo caso possono andare di pari passo le due linee? Le aziende si muovono in un contesto competitivo che evolve sempre più rapidamente. Questo significa che devono innovare sempre più in fretta. Si parla di compressed transformation, per capire. Il cloud è chiaro, è un grosso fattore, un ingrediente tecnologico importante che abilita tutto questo. Le aziende devono rimettere mano al modo di pensare l'interazione con i propri clienti, con i propri partner, con i propri dipendenti, e contemporaneamente devono cercare di mettere al centro i dati per cercare di valorizzare al massimo. Il cloud passa più o meno in questi anni da essere un ingrediente tecnologico a supporto di questo percorso ad essere un ingrediente strategico che cerca, diciamo, di indirizzare quelli che sono, da un punto di vista operativo, i piani evolutivi del business. E come fare tutto questo chiaramente è la sfida. La percezione è che ormai è noto che il cloud risponde a delle esigenze molto puntuali, quindi il cloud viene percepito come un valore aggiunto nel momento in cui si richiede scalabilità, nel momento in cui c'è una crescita a livello internazionale, nel momento in cui si vogliono rivedere i canali di comunicazione, si vuole accedere a un mondo di innovazione più ampio, si vuole ovviamente modernizzare quello che è il proprio parco applicativo e il parco infrastrutturale. Non può però essere la risposta tecnologica e basta, no? Deve cercare di dare un indirizzo di medio-lungo termine che riesca a garantire anche una sostenibilità da un punto di vista finanziario, economico ed organizzativo. Questi tre fattori, tecnologico, organizzativo ed economico-finanziario, messi insieme sono la sfida che hanno davanti oggi i manager che devono costruire questo percorso di evoluzione verso un modello digitale. Questo tema è così, diciamo, importante in questo periodo che è anche messo al centro della vostra ricerca Cloud Fit for Purpose, no? E appunto ci si chiede un po' se può esistere una coerenza fra soluzioni cloud e soluzioni e strategie aziendali di business, quindi prettamente. Quindi siamo curiosi un po' di sapere cosa è emerso dalla vostra ricerca. Sì, no, è una fotografia interessante. La ricerca condotta con SDA Bocconi aveva proprio questo obiettivo, cercare di aiutare gli imprenditori, i manager a comprendere il livello di coerenza fra la loro strategia e quello che è l'offerta cloud che il mercato in maniera continua evolve. E abbiamo intervistato 50 C-level di altrettante aziende di medio-grande dimensioni e, come dicevo, nasce una fotografia interessante del livello di adozione e anche della percezione, la loro percezione di come il cloud possa in qualche modo essere un ingrediente a supporto della loro strategia. Per semplificare, abbiamo diviso il mondo in tre categorie, quindi da chi approccia il cloud in maniera più tattica a chi ormai è nel mezzo del proprio percorso. Abbiamo i rider, che sono quelli che si accingono al cloud in maniera tattica, quindi sono interessati, esplorano, iniziano a trasformare, iniziano a modernizzare, ma non hanno ancora una vera e propria strategia strutturata. I climber sono nel mezzo dell'esecuzione di un percorso, un journey to cloud, quindi hanno definito una strategia, spesso non solo tecnologica, e quindi sono nel pieno della loro modernizzazione. Sono i climber questi? Sono i climber, sono, diciamo, nel modello in cui da un lato trasformano e dall'altro cercano di creare i nuovi servizi già in un'ottica nativa. E in ultimo abbiamo coloro che stanno già nel pieno della trasformazione, lo hanno già eseguita e si muovono in un contesto digitale, in un contesto nativo digitale, quindi esplorano ciò che è il cloud e ciò che in generale, diciamo, i servizi, la nuova approccio all'innovazione gli permette di implementare a supporto del loro business. Quindi sono, diciamo, i nativi digitali o coloro quelli che hanno avanti, già eseguito completamente la trasformazione e stanno adottando il cloud in maniera piena. Allora, abbiamo scoperto lo scenario, abbiamo scoperto i dati, adesso passiamo alle azioni concrete, no? Quindi ti vorrei chiedere se c'è un action plan che le aziende possono implementare per far sì che le strategie cloud siano poi realmente, fittino realmente con le loro strategie di business. Sì, no, chiaramente non c'è una ricetta unica per tutti. Immaginavo. Però, diciamo, sono dei principi anche emersi dalla ricerca che meritano di essere magari sottolineati.
È chiaro che il cloud non è solo tecnologia, seppur importante, diciamo, l'aspetto tecnologico è chiave, l'aspetto trasformativo è centrale, ma per garantire una sostenibilità nel medio-lungo bisogna vederlo un po' in maniera più tonda. E quindi, diciamo, l'approccio al governo, quindi il cambiamento che il cloud porta nel governo e anche nella gestione economico-finanziaria, sono gli altri due elementi chiave. Tecnologia, per vederli velocemente tutti e tre, tecnologia non significa solo modello target cloud, ma è un modello più complesso che, in base alle proprie esigenze, vincoli, in funzione dei propri mercati, mette sul piatto una ricetta più complessa. Quindi restano ancora aperte quegli scenari più on-prem, tradizionali, in funzione di alcuni use case di business o di vincoli che le aziende continuano ad avere. Si apre una prospettiva di cloud pubblico, molto spesso multi-cloud, che è quindi legata alla componente privata, alla componente on-prem, dal luogo a modelli ibridi, e poi si aprono tutti quegli scenari abilitati anche dal 5G o da evoluzioni tecnologiche che guardano più la periferia, quindi i modelli edge. Questi tre ingredienti insieme, in un approccio di cambiamento continuo, sono un po' la ricetta tecnologica che sia io CTO si trovano di fronte. Gli altri due aspetti sono di governo e di gestione finanziaria. Il governo significa che, se la si vuole approcciare con un approccio molto strutturato, le aziende devono cambiare per gestire processi nuovi e in qualche modo competenze nuove. Questa è una delle sfide più importanti. Giusto per citarne alcuni, vediamo che si stanno interrogando sulla nascita dei Cloud Center of Excellence, dei centri di competenza che rivedono un po' l'organizzazione e le competenze dei giovani e anche, diciamo, delle persone più mature sull'azienda. L'ultimo è la gestione economico-finanziaria. Il cloud cambia alcune regole del gioco, cambia il concetto e la natura di alcuni costi, cambiano i modelli di sourcing, cambia completamente il modo di fare budgeting e forecasting, e nascono esigenze di processi nuovi, semplicemente per citarne alcune, di controllo di quello che è la spesa a runtime. Tutto questo non è per dire che il percorso, per complicare quello che è il percorso davanti, ma per dire che è un percorso che va affrontato quantomeno su queste tre dimensioni. Sì. E quindi alle aziende lo interpretano ognuno a suo modo, ma più o meno nel tempo questi sono i cambiamenti che devono mettere in piedi. Perfetto, abbiamo concluso quindi con delle strategie concrete, abbiamo detto che, insomma, è complesso, ma ci sono delle cose da fare concrete, non siamo persi, meno male. Ottima notizia, io ringrazio tantissimo Leonardo. Grazie a voi, grazie ancora. E grazie mille a tutti.